Hola a todos, io sono Cronox, ben ritrovati nel mio canale. Eccoci in un nuovo episodio di Sei tu a scegliere chi gioco. Questa volta avete scelto il Trapper, uno dei killer che a me piace di meno in assoluto. Infatti, se non l'aveste scelto voi attraverso i like nel commento, non l'avrei mai portato sul canale. Quindi, come sempre, per scegliere il killer, ma anche il survivor, non per forza il killer, commentate scrivendo cosa volete che io porti nel prossimo episodio. E appena raggiungiamo di nuovo 200 like, vi porto l'episodio con quello che mi avete chiesto. Ecco una Cheryl. Però mi raccomando, non siate troppo lenti nel lasciare like, raga. Siete proprio lentissimi ogni volta. Spolliciate, non vi costa nulla spolliciare, forza. Cheryl, non farmi perdere tempo. Ok. Vediamo mo che fa. È furba, questo lo devo dire. Con questa mappa è luminosissima. T'ho fregato. Può essere furba quanto vuoi, ma poi è una certa. Te lo pigli in quel posto. Dicevo, è molto luminosa questa mappa. Attenzione. Allora, che state combinando? Eravate a buon punto, questa la raccogliamo e piazziamo una bella trappolina qui fuori alla finestra, in questo modo. Bene. E andiamo a cercare di nuovo Cheryl. Anzi, raccogliamo al volo questa trappolina. Attenzione. Disarmano trappole. Pezzi di merda. Oh, tutte le hanno disarmate. Per fortuna c'ho la donna che quando disarmano si feriscono, quindi cazzi vostri. Disarmate pure, non c'è problema per me. Ho fatto bene a mettere sta donna. Allora, gerrasciano di là. Dobbiamo subito correre lì. Andiamo. Questa la riposizioniamo. Ah, instant liberato. Oh. Fregata. Ah, dimenticavo che io c'ho il perk che l'ossessione deve restare in vita. Me l'ero dimenticato che l'avevo messo. Praticamente con questo perk, più token guadagni, più potrei hittare velocemente. Cioè, non devi aspettare 3 ore come al solito per hittare di nuovo. Lo dico perché alcuni non sanno che perk sia questo, quindi lo spiego. Ad esempio lei, ora la colpiamo e vedete, è aumentato un token. Grazie a quel token potrò hittare. Oh, attenzione. Ma che sfiga, si è liberata. Ma è una gioia. Il problema è che lei mi serve viva, quindi la lasciamo perdere. Dove è andato l'altro? Era andato da queste parti. Eccolo. Vediamo se la salti ancora alla finestra. Eccola. Vedete, ora abbiamo 3 token. Il massimo raggiungibile è 8. Dove è andata? Oh, sparita. Sparita. Riposizioniamo questa. Diciamo che mi è capitata una mappa di merda per le trappole.
Nonostante io abbia messo la donna per oscurarle, si vedono benissimo perché sta mappa è molto luminosa. Quindi le vedisi, le trappole. Ok. Ora ci pensano due volte prima di disarmare, perché sanno che vanno nello stato di ferimento. Oh, oh, ma che? No, no. Basta così, ora atterro pure l'ossessione se me la trovo. Per non atterrare l'ossessione ne hanno approfittato. Ma hai visto uno che sali... Ah, è là. Mortacci. Mamma mia, mi sta facendo sprecare un botto di tempo. Mi sta facendo sprecare un botto di tempo. Perciò odio il trapper. È un killer molto lento. Il suo gameplay si basa esclusivamente sulle trappole. Ma mo questi fanno un altro gen. Mannaggia. Infatti stanno qua, vedi? Ti vedo. Ok. Sentiamo, ma sto giro non mi devi rompere i coglioni. C'è la trappola lì. Non ci va. Ce l'hai il The Dard? No. Ottimo. Abbiamo 6 token. Questa è una cosa molto positiva. Dov'è il gancio? Ok. Il solito gancio siamo. Sono tutti e 4 vivi, questo è un problemone. Questo è un problemone, ragazzi. Niente. Se non muore almeno uno è finita. È finita. C'è rascioni di merda. Mappa proprio del cazzo per il trapper. Non poteva capitarmi mappa peggiore. Bene. Tu muori. E si gode. Guarda quest'altra convinta. Convintissima. Vai qua. Vediamo se la salvano. Ah, si sono prima curati, furbi. Furbi. Non li vedo in giro. Oddio, godo, 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 godo. Mamma mia, che goduria. Ma qua non ce la facciamo, purtroppo. Aspetta. Mamma mia, stavo per fare la magia. Stavo per fare. Stavo per fare la magia qua. Allora, io ho il timore che questa abbia il The Dard, però. Ma devo prenderla ugualmente. Non ce l'ha! Ottimo. Ragazzi, abbiamo svoltato, eh. Abbiamo svoltato.
da partita da 0 su 4 l'abbiamo trasformata da 3 su 4. Purtroppo l'ossessione è riuscita a scappare, ma secondo me sta partita vale la pena di essere caricata. Abbiamo fatto una magia alla fine. Stavamo per uccidere pure l'ossessione, ragazzi. Tanta roba, peccato che sia scappata via. Bella partita. Il Gen Rush li ha carriati. Unico motivo per il quale l'ossessione è riuscita a scappare. GG. GG.